Marino, buongiorno. Da 0 a 100, quanto sei geloso e invidioso del mio giubbino Levis originale usato? 200. Tampa. Darei. Non riesco a dirti cosa darei per averlo. Quanto hai in tasca? Mm, praticamente come sempre il nulla. Nulla, zero come me, perfetto allora niente, non lo posso dare. Vabbè, nulla sei, tenente Sono proprio. un po' vestito da azzarde, da e Hugh. Esatto. Ma, no, ma che regalo mi stai facendo, mizo Camazio? Eh sì. Ma, eh sì. Che, eh, sì. Eh? eh sì. Ma che regalone! GT40. Mamma mia! Del 2006, mi sembra. Eh, Ponchio del 2006. Esatto. 2005 ha detto 2005 puntatone oggi con eh. all'attivo 600 miglia importata da Mauro che mi sa che conosci. Conosco, <ride> un certo Mauro. sì, È un gioiello perché praticamente è una macchina nuova è qui da vedere che uno bello. spettacolo di macchina. Ma unica. che puntata pazzesca ci hai preparato per oggi! Incredibile. E allora la, la scaldi? Cosa fai? La scaldi? Adesso o... detto questo, sì? passiamo alla puntata di oggi. La no, questa era qui, l'abbiamo inquadrata, vi ho detto che macchina era, ma vi parlerà Mauro meglio di me di questa macchina. Ah, cioè andiamo ci... a parlare di cose serie. Se Lasciali, stato... golosoni, no. dai golosoni, no, andiamo a parlare scherza... di cose serie. No, stai scherzando. Andiamo, no, andiamo. stai scherzando. Qua rossa Ferrari l'antagonista del 66. Che GT anche questa, eh? Che macchina. Ciao punk. Oggi non parliamo né di cavalli, no. né di cavallissimi, no. ma bensì di un problema. Problema tecnico che so che è una cosa che comunque fa sempre piacere ascoltare e porta l'attenzione degli utenti. Eh, come evitare che si creino questi problemi? Abbiamo una Dacia Sandero b gas, benzina. Vi premetto che il problema di questa macchina, l'abbiamo già, già diagnosticato e, e capito, sono gli iniettori. Quindi oggi parliamo di come si capisce se gli iniettori a benzina sono capo tecnico le ragioni per cui lo sono scusate che abbasso un attimo intanto che vi sono Siamo distanti distanta. se no non riesco sì. a parlare o, e soprattutto come ovviare la cosa revisionandoli sostituendoli dipende da quello che poi il responso della camera degli iniettori ci dice ed è di là dopo che ci sposteremo okay. Accendi un attimo questa macchina super ponchio con calma è leggero sul pedale dell'acceleratore mi raccomando Allora, questa macchina adesso è fredda, stinca con il motore, diciamo, sollevato di giri è ancora accettabile. Il problema è che poi, appena si scalda, comincia a girare storta, e adesso lo dovremo sentire fra un attimo. Guardate qua il motore, come comincia a sbilanciarsi: eccolo qua, adesso si sente molto bene. Spegni pure, Andrea. Allora, il perché questo motore si è sbilanciato è che gli iniettori, parlo di quelli a benzina, non di quelli a GPL, si sono rovinati. Gli iniettori a benzina si possono rovinare per parecchi fattori. Uno può essere quello scatenante il GPL, ne avevamo già parlato nella puntata sì. della Giulietta parecchi mesi fa. Uno può essere l'inutilizzo della macchina. Uno può essere un iniettore difettato di suo, come uno può essere un brutto pieno di benzina. Acqua, residui polverosi, qualsiasi cosa che li vada a rovinare. Oltretutto, le macchine moderne, a differenza delle macchine di qualche anno fa che avevano il filtro della benzina separato dal corpo benzina, tendono proprio a non averlo più questo filtro, ma averlo inglobato nella pompa della benzina che è inserita nel serbatoio. Quindi, rispetto a qualche anno fa, sono meno filtrati, meno tenuti puliti nella benzina. Quindi, adesso. Avete visto come girava questa macchina, poi le caratteristiche lo spieghiamo là nella stanza degli iniettori, eh, che del difetto che può creare un iniettore è molteplice, può essere il girare storto come in questo caso, può essere partire male perché questo gocciola, può essere scaldarsi troppo lo scarico perché la macchina è magra, mm. come sapete tutti la benzina ha un potere refrigerante enorme per un motore, se non ne entra a sufficienza il motore sale di temperatura, da tutti gli, soprattutto quella dei gas di scarico più che di temperatura dell'acqua e via dicendo. Quindi adesso ci portiamo di là, andiamo a vedere come viene diagnosticata e risolta la problematica sugli iniettori a benzina. Okay. L'unica cosa è che PASC che... Pre nel precedente lockdown era più magro. Tu dimmi quello che era vuoi, asciutto, non era so asciutto. se ci entra. là eh. Proviamo. Ti posso dire che ieri si è accaparato un paio di scarpe della Lidl. Per cui, cavolo, sì, quelle lambitissime la la che fatta. sono su a 2 sì, milioni sì, di sì, euro sì. cada una. Esatto, esatto. Ma lui le ha pagate prezzo pieno 2 milioni di euro l'una alla Lidl. Proprio oh. 12,90 euro. Stanzino degli iniettori, regno per eccellenza di Gianni. Anche se oggi io vi spiego come funziona. Allora, adesso io qua cosa ho fatto preparato. Questo è una vecchia Mercedes SL V12, 12 iniettori. Chiaramente qua stiamo parlando di una delle problematiche per eccellenza degli iniettori a benzina, lo stare fermo. La macchina girava tutta sbilanciata un po' come quella Sandero che abbiamo visto e abbiamo testato che gli iniettori fossero il problema della macchina. Una volta portati al banco, c'è cioè il primo test che si fa, la prova delle portate. Quindi, praticamente, per far sì che ogni cilindro della macchina abbia lo stesso rendimento termico, lo stesso rendimento di temperatura e via dicendo, chiaramente i grammi ora di una portata di un iniettore devono essere gemelli. Noi li abbiamo provati e abbiamo stabilito questo. Lo porto alla luce così si vede meglio. Praticamente, in un test di circa 7-8 minuti, abbiamo visto che abbiamo, se ne fanno 4 alla volta, un cilindro con una certa portata, e anche quell'altro, stiamo parlando di grammi ora, poi chiaramente ci sono delle tabelle a cui attenersi, perché non tutti gli iniettori hanno la stessa portata. Un cilindro è pressoché inesistente, l'altro cilindro è una via di mezzo. Da qui ne risulta che, vediamo come qua la lacia là. Che c'è un cilindro dal perfetto rendimento, quell'altro no, quell'altro ancora no, quindi si hanno minimi, brum 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 brum, brum 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 brum, sbilanciati. Macchina che magari fuma nero, peggio ancora è magra, l'odore di magro che sentite allo scarico, quello che quando ci si mette vicino a una macchina che non si riesce neanche a tenere aperti gli occhi da tanto perché è pizzica. Uh -huh. Sono tutti esempi di cosa possono portare appunto un iniettore malconcio. In questo caso abbiamo saputo che la causa è il non utilizzo. Mi ricollego alla Dacia che è una macchina molto più recente che ha lo stesso problema perché non utilizzo dato dalla frequenza dell'utilizzo del cliente del GPL. Chiaramente quando la macchina viene utilizzata a GPL gli iniettori del benzina sono spenti, a parte qualche minuto all'avviamento e purtroppo il loro star fermi causano la stessa cosa, unitamente al giacere della benzina nel serbatoio che perde le sue qualità, diventa puzzolente, brutta, sporca. E quando quindi si passa anche a benzina si fanno danni. Ecco perché il mio consiglio dell'altra volta, piuttosto che avere un pieno, chi si usa tanto la macchina GPL, il pieno raso del serbatoio, è meglio usarne e tenerne dentro 10 euro ma finirlo spesso e sovente e tenerla fresca ah, giusto, okay. perché tanto la pompa della benzina al giorno d'oggi pesca dal fondo del serbatoio era una credenza quella io lo riempio tanto così mi piglio la parte migliore della benzina no è vero le pompe oramai sono tutte sul fondo del serbatoio quindi che ce ne siano 10 euro che ce ne siano 100 non cambia assolutamente lei pescherà sempre dal fondo se c'è del residuo lo tira su non c'è santo che ci salvi una volta tornando all'iniettore una volta stabilito questo allora Faccio un passo indietro se non andiamo in confusione. Qual il problema degli iniettori e la portata? Il problema del il, il test di iniettori a benzina si, ri, si divide su tre fasi: la portata, che è la più importante, la fluidità del flusso, che è la seconda, e la tenuta, che è la terza. Flusso. Qua praticamente stiamo facendo vedere come questi iniettori spruzzano. Poi, anche qui c'è una tabella che ci dice se il flusso deve essere a triangolo, se deve essere perfettamente eh, a cascata, se deve essere dritto, se deve essere inclinato ai 35 gradi. Ogni iniettore poi ha la sua caratteristica. In questo caso li abbiamo già revisionati, quindi avete visto che il flusso era perfetto. Avevamo già visto precedentemente, invece, come erano messi a livello di portata, che era assolutamente un disastro. La terza prova, altrettanto importante, è la tenuta. La tenuta praticamente che con la pressione, quindi i iniettori messi in pressione, non devono gocciolare. E vedete che qui invece qualcosina no, scappa. Gocciola. Perché non devono gocciolare? È fondamentale che quando noi spegniamo una macchina, l'impianto idraulico della macchina stessa resti in pressione per far sì che all'avviamento dopo ci sia subito la benzina per fare l'avviamento. Perché, se no, chiaramente mettiamo di che dal muso della macchina al serbatoio dove ci sono di mezzo dipende dalla lunghezza della macchina anche 3 metri di tubo la pompa non faccia tenuta quindi non tenga in pressione quando spengo la macchina queste tubazioni la benzina pian piano se ne torna indietro svuota questo impianto io vado lì a accenderla ci vogliono 10 minuti per metterla in moto di contraltare se gli iniettori non tengono perché la pompa invece ha la forza di tenerla in pressione e queste gocciole cominciano ad andare dentro a motore spento. Si bagnano le candele. Quindi, prima che si asciughino, ci vogliono altri secondi per l'avviamento. Oltretutto, con tutti i danni uh -huh. sulle candele stesse e via dicendo. Quindi, quando si va a revisionare un iniettore, fondamentale portata, spruzzo, tenuta. Dopo riproveremo, rinquadra un attimo. Guardate bene e memorizzate bene, al, al cospetto dei due che vanno bene, gli altri due come sono messi. Questo è il test che abbiamo fatto. Li svuotiamo e poi faremo invece un test finale di questi quattro iniettori, dei primi quattro di questa SLV12. Come facciamo a revisionarli quando abbiamo problemi, eccetera? Con un altro macchinario, praticamente si mettono con della benzina sintetica per motivi di sicurezza in una sorta di eh, vibratore. Ricorda per assurdo eh, quello dove i dentisti pulivano anni fa le dentiere con la vibrazione e via dicendo. Però ecco. Praticamente noi azioniamo, è un ciclo che può durare eh, finché non si sono puliti, quindi anche delle ore. Questo ultrasuone unitamente al nostro macchinario che li fa lavorare al contrario, quindi il tempo di iniezione non è più per aprirlo e farla uscire la benzina, ma al contrario per esportarla dall'altro lato, quindi tutti i residui, tutto lo sporco, eccetera, viene tolto e finisce. Lì. Quindi il puntalino viene pulito e via dicendo. Ci sono vari tipi di iniettori, questi stiamo parlando di una macchina di 30 anni più o meno, a Spanni, adesso sono stati tutti sostituiti dall'iniezione diretta, questo è un RS6, quindi vedete che per avere problemi di iniettori non è necessario avere una macchina di 30 anni, eh? la Sandero ce ne ha 5, questa mm -hmm. RS6 ce ne ha 2, si possono anche danneggiare come dicevamo per un problema di benzina. Detto questo ovviamente poi esistono tutti i vari kit per ripararli, oltre alla vibrazione che permette appunto di portare fuori lo sporco e pulirli, ci sono proprio dei componenti per l'iniezione diretta, per queste RS6 qui addirittura è la Bosch stessa che fornisce i kit di riparazione con gli anelli di tenuta. Con gli anelli, anche quelli che poi vanno nel flauto che li contiene, con gli anelli di quelli gli OR di gomma che si inseriscono nel motore e con i filtrini interni. Perché un iniettore praticamente è composto, torniamo di là, Pasca scusa se ti passo davanti, oltre che l'anello di battuta, la cappelletta, che sarebbe praticamente dove esce lo spruzzo, ok. Che, ci, di, essendo di plastica, col tempo si può deformare appunto deviandone il flusso in maniera scorretta. Due gommini uno due. Quindi il primo che fa la tenuta sul flauto che li accompagna, il secondo che si infila nel, nel motore, e soprattutto chi più chi meno ce, ce n'è più tipi. Il filtrino interno. Filtrino interno per varie ragioni può essere danneggiato. Lo sporco che lo stoppa, un iniettore magro che lo, che lo fa collassare e quindi non fa passare il flusso, e via dicendo, sostituendo queste cose in linea di massima si ha la possibilità un 90% comodo di poter recuperare l'iniettore non è più recuperabile nel mentre in cui l'ago lo spillo che qui non si vede ma è al centro di quel buco quel laghetto lì che parliamo di millimetri di millimetri di, di dimensione si deforma allora in quel momento non c'è più niente da fare bisogna proprio sostituirlo allora questi quattro iniettori che abbiamo visto la pessima portata di prima li abbiamo revisionati, quindi passando nel macchinario che abbiamo visto okay. di là, revisione eccetera, cambiato il filtrino interno, non ancora cambiato gli OR perché quelli li cambieremo quando li mettiamo chiaramente sulla macchina. Adesso andiamo a vedere se a differenza di prima, a parità di test, abbiamo ottenuto il pareggio dei grammi ora. È un test velocissimo questo, chiaramente il macchinario imposta un certo tipo di iniezione. Sentite il variare del numero dei giri perché lui sta simulando come se non sulla macchina noi stessimo passando tutti i vari passaggi, dal minimo al su di giri, simulando il tempo di iniezione di comando sull'iniettore. Tempo di iniezione, chiaramente, è quella definizione dove si dice dove la centralina del motore della macchina decide quanto aprire l'iniettore per quanta benzina fare entrare in quel cilindro in base a... Tantissimi fattori che possono essere la temperatura della macchina, la situazione in cui la si sta guidando, se piano, se forte, se al minimo e tutte le varie situazioni in cui si utilizza la macchina normalmente. Quindi la centralina determina in base alle varie informazioni che riceve dall'impianto iniezione, quindi sensore dell'aria, sensore dell'acqua, debimetro, acceleratore, potenziometro farfalla, si va appunto a decidere questa cosa. Adesso vediamo al termine, arrivati i 50 grammi e li fermiamo. Allora, questa è la differenza del prima e del dopo. Praticamente siamo alla perfezione, tutti, tutti, tutti alla stessa portata. È importantissimo, intendiamoci, un grammo in più o un, più, un grammo in meno non fa una differenza tale, però prima eravamo 50-50, 10-30, quello no sbilancia il motore alla lunga lo può proprio anche danneggiare per una questione proprio meramente di, di quello che ci siamo spiegati prima e via dicendo. Senti, quella cosa che ci cioè, hai fatto vedere che uno dei, dei, dei quattro perdeva un pochino sì. è perché bisogna ancora cambiare quelli là, giusto? capito? Perché Bene. potrebbe essere che il primo, ha, il primo passaggio ci ha sistemato quello che è la portata. Okay. Adesso bisogna andare a vedere, ripetiamo, la pompa. Il gocciolamento di queste, se prendiamo della carta si vede ancora meglio, che potrebbe essere appunto non sufficiente un passaggio perché stiamo parlando. Non so, la prima asciugata la facciamo perché potrebbe essere benzina scorsa sì, il primo test testa. adesso andiamo, li lasciamo in pressione 30-40 secondi. L'ipotetico mi fermo al bar quando si poteva ancora andare. Mm -hmm. Mi fermo al bar sì, a avere un caffè, sal, scendo, spegno, spengo la macchina paio di minuti, minuto. Bevo un caffè a tuono senza sedermi, riesco, vado a riaccendere la macchina, questi non devono aver fatto una goccia che sia una, perché già questa piccola goccia che fa può aver bagnato la candela causandomi al mia, alla mia riuscita dal bar e al riavviamento della macchina okay. un problema di difficoltà d'accensione. Quindi poi ecco, i tre, abbiamo fatto i tre, i tre esempi diciamo dei tre fattori chiavi per giudicare un iniettore. Poi chiaramente con l'ausilio della macchina bisogna vedere la tenuta di tutto il resto dell'impianto, perché l'iniettore è il terminale, l'attaccante di questa squadra, diciamo. Mm -hmm. Però chiaramente tutto parte poi dal dietro. C'è una pompa della benzina che spruzza e manda la pressione, un regolatore di pressione che ne determina quanta, quanta pressione arriva a questi iniettori, che poi adesso, una, tantissimi anni fa, c'era praticamente una pompa che spingeva una parte di questa... Pressione tornava indietro regolati da un regolatore di pressione. Adesso gli impianti sono tutti non returners, quindi una sola pompa che spinge già regolata ai quattro iniettori. E poi c'è la centralina che determina la loro apertura in base ai fattori di cui prima abbiamo parlato. Quindi questo diciamo, capite quanto può essere importante. I fattori che possono rovinare gli iniettori li abbiamo determinati prima, li abbiamo già detti prima. La cosa più grave in media è l'inutilizzo. La benzina a suo seguito. Il GPL come terza ragione perché spesso e volentieri un po' come il discorso del fap l'utilizzo che si fa della macchina può amplificare o diminuirlo un problema se io ho l'impianto GPL e lo uso solo a GPL poi non mi posso arrabbiare con chi me l'ha montato perché si sono rovinati gli iniettori del benzina al contrario devo arrabbiarmi solo con me stesso perché uno dei fattori che abbiamo detto poteva essere appunto la benzina brutta e la seconda cosa, giustamente uno può dire: io monto l'impianto GPL per risparmiare, la benzina la voglio usare il meno possibile. Però non no. bisogna mai dimenticare che la macchina a benzina ci nasce. Eh. Nascendoci bisogna fargliela sentire e fargliela tenere fresca e soprattutto non è necessario fare tre pieni alla volta di benzina, intendiamoci di fila. Però magari è talmente, basta talmente poco: due barra tre sere a settimana prima di arrivare a casa, gli ultimi 5 km a benzina, riparto i primi 5 della mattina dopo, sempre a benzina. E lì ho il grosso vantaggio, l'enorme vantaggio che gli faccio sentire all'autoadattatività della centralina e tutto il resto è che la benzina c'è ancora esiste. La benzina ogni tanto la consumo quindi non gli do la possibilità di invecchiare. E come terza cosa, soprattutto non faccio danni alla lunga. Quindi voglio dire buttare dentro quel 10 euro a settimana di benzina vi risparmia migliaia di euro dopo nel ripararlo perché comunque anche gli iniettori benzina che non hanno il costo degli iniettori al del diesel della puntata che abbiamo fatto due volte fa sulla Macan però comunque sono capaci di arrivare al costo di 200-300 euro uno nel caso dell'iniezione diretta infatti volevo chiederti quanto costano l'uno ma variano tantissimo c'è cioè, ad esempio gli iniettori della Mercedes classe A costano addirittura 30 euro l'uno al punto che nemmeno la revisione ne vale la pena è meglio sostituirli invece gli iniettori ad esempio della rs 6 passano 200 euro l'uno quindi capite che eh, se lo moltiplichiamo per 8, unitamente a tutto il resto di smontaggio, perché per togliere gli iniettori di una macchina come la RS6, che sono iniezione diretta, bisogna togliere il motore. Vi dico solo questo: Mamma mia. Eh, quindi calcolate cosa, cosa si butta dentro proprio per non aver avuto la giusta attenzione all'utilizzo, che poi magari la giusta attenzione va anche spiegata. Ecco eh, il perché di questa, di questa puntata: perché chiaramente magari alcune cose una persona che non è nel campo non se le può nemmeno immaginare. Bene, maestro, grazie mille. Ti piace nel cervello, ci vuole del ghiaccio per raffreddarlo Ti è piaciuto? Il poco di cervello ti riporterò in fumo. Aspetta, guarda Pasqua. Pasqua, che bella la tascarina della Juve. Guarda oh, Pasch nella Il stanza degli iniettori eh. che figo. <ride> sì. Mari, grazie mille, ci vediamo la settimana prossima per oh, un'altra lezione. Alla prossima, che torniamo a fare un po' di baccano. Mi dispiace per la GT40, ma ve ne parlerà Mauro. Però potevi rullare la Sandero. No, niente, la Sandero è troppo potente. Va vado a rullarmela da solo, ciao.